Allora, non inizia, cioè smettiamola, io in primis a fare battute su Gagliardini, non gioca Gagliardini, l'Inter fa schifo, perché oggi siamo incazzati neri, perché oggi avete fatto hanno fatto cagare tutti quanti, quindi oggi non puntiamo il dito su Gagliardini, non perché di certo non è Gagliardini che deve fare la differenza. Oggi siamo stati penosi dal primo all'ultimo minuto. Un gol regalato, un gol creato esclusivamente dal ritorno di Ivan Zamorano in attacco nell'Inter. Clamoroso il colpo di testa di Ivan Martinez, perché non lo possiamo chiamare più Lautaro Martinez. Ivan Martinez, spettacolare, ci ha regalato un gol, diciamo, più o meno casuale, ok? È stata messa la palla, azione manovrata, quello che volete. Ma oggi è stata la vittoria più immeritata di tutta la stagione. Con l'Atalanta abbiamo meritato, con l'Atalanta è stato un, diciamo, catenaccio ponderato. Oggi abbiamo fatto pena. Questo Torino, rimaneggiato con tutti i titolari in panchina, con la Mediolinghi in panchina, con la Mediolinghi in panchina e con i Negramari in attacco, entrato al secondo tempo, Zaza, doveva essere battuto, ma non si può, un tifoso non deve pretendere, deve sostenere, no ragazzi, perché arrivati a 12, 11, 10, 13 partite dalla fine, non vogliamo nominarlo lo scudetto? Noi iniziamo a pretendere almeno una prestazione. Dopo magari ti colpiscono in contropiede, però almeno una prestazione col sangue negli occhi. Non si può vedere una Hakimi che è fortissimo, quello che volete, ma non si può vedere una Hakimi che non salta una volta l'uomo, che non mette una volta un assist. Ok, il gol lo può sbagliare, vedi, per assurdo il gol gliel'ha parato Sirigu, anche se poteva angolarla col malleolo, però ci sta più, cioè preferisco, sì. Puoi la singola giocata la puoi sbagliare, ma tutta la partita che non fai un cazzo di dribbling, porco due. Poi chi cambi, ragazzi, i cambi, oggi è colpa di tutti, di noi che non ci accontentiamo mai, perché abbiamo video il sottoscritto che ha vinto e nonostante tutto sta criticando, dell'allenatore che si è presentato, non diamo la colpa a Gagliardini, con dei cambi persi, Ashley Young, ma che cazzo può dare ancora al calcio professionistico Ashley Young? Portare il fumo da Londra. Ma che cosa fa ancora qua Ashley Young? Poi ha rimediato con Eriksen, è entrato Eriksen, è entrato Sanchez. Abbiamo tolto i carpentieri, abbiamo messo gente, però si poteva fare già dal primo minuto questo ragionamento. Cioè, almeno col Torino, che è una squadra che è nel limbo tra retrocessione e quinto posto. Giochiamo un po' più spregiudicati. Ovviamente non bisogna fare le cagate, perché il 5 maggio l'abbiamo perso, perché non abbiamo mai giocato con 3 punte. 16 punte il 5 maggio. Il 5 maggio 97 punte, Seedorf, Conceição, Recoba, Ronaldo, titolari Recoba, Ronaldo, Vieri. Quindi non, però almeno in queste partite, con un Torino rimaneggiato, con un Inter che sa che andrà a trovarsi davanti un Torino che farà il catenaccio, perché il Torino ha giocato per il pareggio. Il Torino ha giocato per il pareggio e non possiamo permettere. L'altra volta col Parma ci è andata bene, con l'Atalanta ci è andata bene, oggi ci è andata bene, ma se continuiamo così arriveremo a qualche partita che ce lo prenderemo in quel posto, e perciò sono incazzato nero incazzato sono. Cribio, comunque portiamo i 3 punti a casa, l'unica cosa che salvo oggi è salvo il ritorno di Ivan Zamorano sui campi di calcio. Lautaro Martinez, uno dei giocatori che, cioè nel senso, non è tra i miei preferiti, però ragazzi si è inventato quel gol veramente alla Ivan, il terribile, per il resto ragazzi... Cuscus è finito, dai piedi di Hakimi. Ok, se dovesse riparare, se Andanovic para, non i coglioni dopo, perché la cappella l'ha fatta lui. Ma porco due, ragazzi, stava dietro la linea. Bravo, ma voi non vi accontentate mai. Ma un po' dopo gli pare il tiro, cioè Ibrahimovic, cioè al derby gli ha tirato addosso, gli ha tirato. Miracoli di Andanovic, che cosa? Che siamo abituati a vederlo non parare, e porco due. Ha fatto due partite e ci scordiamo tutto, dai. Ma come si fa? Doveva uscire, non una, non due volte. Poi il tiro ravvicinato stava dentro la porta, dai. Comunque, Inter 65 punti, Milan 56, Juve 52. Devono recuperare una partita. Non è detto che vinceranno. Lukaku si deve riposare perché non può fare giustamente 50 partite. Ma siccome non abbiamo
Allora, abbiamo una rosa, uno staff tecnico, okay, molto limitato, giustamente. Staff tecnico, la rosa che ti serve, ok. Però se tu in una situazione che tu stai in crisi, puoi cambiare un modulo, un 4-5-1, un 5-5-5, lo 0-8-7-3, un prefisso di Milano, non me ne frega. Puoi cambiare, visto che tu sei il mister ma più lo sappiamo, è il mister più forte, è più forte, anche il più ottuso. Forse ci incazziamo, proprio perché è più ottuso. Quello ci ha organizzato, quello ci ha organizzato pure il matrimonio della figlia tra 30 anni, ce l'ha organizzato Conte. Quella è quella cosa là, però non puoi vedere Lukaku che stoppa la palla così. Lukaku si deve riposare. Sanchez, perché non l'hai messo dall'inizio? Ti serve per forza il passion fruit? Ti serve per forza Lukaku? No, ma io invece avrei schierato Lukaku e Sanchez al posto di Gagliardini. Rinunciavo a un centrocampista centrale. Oggi Skriniar ha fatto quello che non ha fatto. Skriniar cammina con i tramboli, cioè i tramboli non Skriniar non si piegano le ginocchia, però... quindi crossare è più difficile. È come con la mazza da golf. Eppure Skriniar propositivo, stava là. Niente. Hanno picchiato come i Fabbri. Izzo sei una fogna, ti devi bruciare sotto le lampade. Ma che ti vai a fare la prossima lampada? Ti si deve crepare il cervello. Ok. Guarda qua, stiamo rivedendo il gol. Mamma mia, cioè, guarda, no, ha piegato proprio le gambe come i Bambi sulla lancia. Meneito. No, va bene, ragazzi, oggi c'è poco da c'è da salvare. Sanabria, faceva lo spaccino, Sanabria gioca a pallone, ragazzi. A Mediomini, quell'altro, Nicola, fermeremo l'Inter perché in quasi... Serie C dovete andare. E c'erano quasi riusciti. E comunque stiamo rivedendo il gol di Lautaro Martinez, non solo in elevazione, no, stava cadendo all'indietro, ha fatto una cosa veramente alla Ivan Zamorano. E quindi ci ha fatto emozionare. Vieri con la Roma. Alla Vieri con la Roma. Ma Vieri andava però Vieri andava indietro verso. Invece lui andava proprio indietro che in direzione del cross. Stava cadendo gol all'indietro. Da punta. Sì, ragazzi, questa partita l'ha deciso una giocata clamorosa di un talento clamoroso. Passo e chiudo, per il resto c'è poco da salvare. Castellini ha quota piena. Castellini non allena più dal 2001. Oh, si chiama, ragazzi, come si chiama il secondo dell'Inter? Gargamella. Nino Fregi. Quello sono tre. Quattro. Se se ne va Conte lo vogliamo a lui. Allora, se Conte dove... Lui Carrera, con il naso al crocifisso, se fuma la sigaretta quando piove, non si bagna la sigaretta. Ok, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E dai, forza ragazzi, si salva il risultato, scusate, ci voleva un po' di sfogo, perché oggi si è sofferto tanto, non ho neanche esultato al primo gol di Lukaku, perché era immeritato, vittoria abbastanza immeritata. Poi non uscite con le statistiche, no, ma l'Inter ha fatto... 50 azioni da... cioè 50 probabili attacchi, ragazzi. Abbiamo le palle di Lukaku qua. Per i prossimi 10 iscritti, i testicoli di Lukaku verranno mandati a casa vostra. Un abbraccio. Ciao, iscrivetevi, attivate il canale, la campanella, pollice su e ci sentiamo domani su Non ho cugini. Ciao, ragazzi. E un abbraccio a Fabrizio Corona, una grande vittima degli agnelloidi, diciamo così. Un abbraccio pure a Belen, pure dei colpezzi si possono dare. Però un grande abbraccio a Fabrizio Corona. Ciao Fabri, non mollare, interista come noi.